Amici sportivi, buona domenica a tutti da Mimmo Siena, bentrovati per speciale Volley Cerignola finale di stagione, ultima puntata della nostra trasmissione. Dunque, la formazione maschile dell'Udas Cerignola 7 giorni fa, battendo la squadra dell'ASM Bari con il punteggio di 3-1, ha festeggiato davanti al proprio pubblico la promozione in Serie C ottenuta una settimana prima, contro il Noi Cattaro, vincendo con lo stesso punteggio. I parziali 25-21, 25-15, 23-25 per il Bari e poi 25-20 per la formazione Ovantina, danno l'idea di un gruppo che era partito con un unico obiettivo: fare un campionato tranquillo, ed invece si sono ritrovati a dover lottare sia nella stagione regolare che nei playoff, raggiunti e conquistati con caparbietà e grinta, raggiungendo questo importante traguardo. E così la prossima stagione avremo due squadre, una maschile ed una femminile in Serie C. Quella femminile, lo ricordiamo, è la Lapigge Cerignola, che si è fermata nella corsa verso la Serie B2, sconfitta dall'Alpac Ugento in due partite. Va dato atto ai ragazzi di Michele Drago e Cosimo Di Lucia di aver fatto una stagione meravigliosa che ha regalato ai propri tifosi ed appassionati emozioni intense. Lo sarà così anche la prossima stagione, con questo obiettivo: cercare di fare un altro bel campionato che sia ricco di soddisfazioni. Naturalmente si punterà a cominciare tranquillamente, per vedere poi cosa ne scaturiranno i risultati che arriveranno nelle sfide della stagione 2014, anzi 2013-2014 per l'esattezza. Questa dunque è la situazione, con la speranza che ci siano anche dei nuovi volti che andranno ad arricchire i componenti e gli organismi delle due squadre, per quanto riguarda sia i giocatori dell'Udas Cerignola che le giocatrici della Lapigge. E siamo anche arrivati a questa ultima puntata, l'ultima puntata di stagione di speciale Volley Cerignola. L'abbiamo condivisa con voi, con tutti voi, con voi appassionati di questo meraviglioso sport, sia a livello maschile che a livello femminile. Non vi abbiamo fatto mancare nulla: risultati, le cronache, i commenti. Avremmo commesso forse qualche papera, ma l'abbiamo sempre rintuzzata al meglio, sia quando siamo in onda che anche quando siamo fuori. Naturalmente il ringraziamento più doveroso va non soltanto a voi, care ascoltatrici e ascoltatori che ci avete seguito, ma anche alle due squadre che, grazie alla loro professionalità e collaborazione, ci hanno consentito di potervi raccontare questa lunga stagione. Speciale Volley Cerignola naturalmente tornerà nella prossima stagione per raccontarvi tutto ciò che è il mondo del volley. Vi ringraziamo per davvero di cuore per averci seguito e con un pizzico di emozione. Da Mimmo Siena, grazie per l'ascolto e a risentirci a presto. Ma l'informazione sportiva di Speciale News torna nel pomeriggio alle 18 con Radio Basket. A presto!